scambi in ribasso per la borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,19% sul Dow Jones. Sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il Nasdaq 100, che ha perso lo 0,49%, chiudendo a 12.519,88 punti. Ribasso per Tokyo, inflessione dell'1,42%, termina le contrattazioni a 26.945,7 punti. Shenzhen porta a casa un calo dello 0,27%, con chiusura a 11.247,1 punti. La borsa di Milano è in netta decrescita, mentre le principali borse europee si riducono in modo più moderato. Calo deciso per Francoforte, che segna un meno 1,02%. Soffre Londra, che evidenzia una perdita dell'1,05%. Sotto pressione Parigi, con un forte ribasso dello 0,80%. Il settore bancario, con il suo meno 3,51%, si attesta come peggiore del mercato. Pressione su BPER, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,38%. Domani è in programma il dato sull'indice ZEF della Germania. I mercati sono in attesa dei prezzi al consumo del Regno Unito, in previsione mercoledì. Negli Stati Uniti sempre mercoledì i mercati sono in attesa delle scorte di petrolio. I mercati sono in attesa di vendita di case nuove sempre degli Stati Uniti, in previsione giovedì.